Siamo qui con Daniela Balsimelli, presidente del comitato qua della Croce Rossa del 10° municipio. Sì. Com'è andata questa sagra? È andata bene, purtroppo il caldo ha fatto sì che diversi ospiti purtroppo hanno avuto qualche piccolissimo malore, perché fa veramente tanto caldo, però nel complesso è andata molto bene, abbiamo visto tantissima affluenza, siamo contenti sì per gli organizzatori, ma anche perché questo valorizza il nostro territorio, quindi siamo felici. Siamo contenti che voi ci siate, perché senza di voi insomma sarebbe diverso, immagino. Senta, l'altro Grazie. Ieri infatti c'è stato un ragazzo che si è sentito sì. male, giovanissimo, quindi si presume proprio per il caldo. Sì, sì, tantissimi problemi con il caldo. Poi qualche effetti. Sbucciatura, qualche mignolo rotto, insomma poca roba per fortuna. Insomma sì, cose per fortuna facilmente risolvibili. Senta, mi può dire quali sono le vostre attività sul territorio? Sul nostro territorio noi, come la Croce Rossa in genere, si lavora a 360 gradi, quindi facciamo sì assistenza sanitaria, quindi ambulanza, corsi per la prevenzione e poi facciamo tanto socio-assistenziale, facciamo attività in emergenza. Quindi qualunque situazione dove vede persone in difficoltà o in sofferenza, la Croce Rossa è presente. E come è formato il gruppo di decimo municipio? Abbondante? Siamo circa 200, siamo circa gruppo. 200 volontari e ci distribuiamo nei vari servizi, ovviamente, chi si dedica al servizio prettamente sanitario, chi al sociale, chi appunto all'emergenza. E ci diamo da fare, abbiamo tanto da fare per fortuna, perché comunque anche per le cose belle, non certo. solo per le cose per difficoltà, non solo per le emergenze, no, perché quando si fanno anche corsi per la prevenzione, quando ci si dedica alla popolazione per evitare che certe cose possano accadere, ci dà una certa soddisfazione. Sì. Allora, a nome del comitato del Borghetto, della Sagra delle Telline, anche a nome mio, grazie tante per il vostro grazie lavoro. Grazie a voi, grazie Siete a voi per invitarci. Siete stati bravissimi come sempre. Grazie.